presentandomi in questo modo, quindi vedrete anche lui così. Comunque, perché abbiamo fatto stamattina un tratto di questa ciclovia da Sonia Mannelli, abbiamo attraversato il comune di Colossi e si è arrivati fino a Scigliano, dove ci ha accolto il sindaco Raffaele Pani, a Passo del Rifoglio, a Porticelle, una strada bellissima, a bassa percorrenza, che è un po' anche un pezzo di quella che è questa ciclovia. Io sono molto contento di questo momento perché credo moltissimo nella forza del turismo lento, del turismo di esperienze, e la bicicletta naturalmente è uno dei vettori che può trasformare i territori. Tra l'altro, noi qui in Calabria abbiamo un esempio eccellente di questo, che sta dimostrando che tutto questo sta succedendo, della ciclovia dei parchi, che è sempre ovviamente una creatura della Regione Calabria, ideata anche dal dottor Aramini. Io credo che una ciclovia non è solo un'infrastruttura materiale, naturalmente è un'infrastruttura materiale e le strade che abbiamo sono bellissime, importantissime, il tracciato che è stato disegnato dalla Regione e della strategia nazionale all'interno è bellissimo, però una ciclovia dovete pensarla anche come una grande infrastruttura immateriale che connette persone, connette territori, fa conoscere i segni, la memoria, la storia, le persone in carne ed ossa che vivono su questi territori, e il lavoro che è stato fatto su questa ciclovia è stato proprio quello di partire dalle comunità, dalle persone, poi insomma vi sarà raccontato molto bene. Io ringrazio ovviamente l'assessore Gallo che è qui con noi, che ha tenuto moltissimo a essere presente a questa iniziativa, il dottor Giovanni Aramini a cui va, credo, il merito più grande per questa bella realizzazione, la dottoressa Giovanna Chiodo, che peraltro è nostra concittadina, quindi insomma ci onora della sua presenza, e tutti i sindaci, e ne vedo moltissimi in sala presenti. Credo che, tra l'altro, credo che questo sia il primo intervento della strategia nazionale all'interno portato a termine, quindi sarà sicuramente di buon auspicio per i prossimi che verranno e che sicuramente ci aiuteranno a trasformare questo territorio. Io prego gli ospiti di accomodarsi, c'è solo un intervento della dottoressa Roberta Caruso, che è tra le progettiste, lato insomma, aggiudicatari della misura, che vi racconterà brevemente quali sono stati, diciamo, i momenti e il metodo che è stato applicato. E poi insomma partirà il talk con i nostri ospiti. Grazie. Ha realizzato una parte di lavoro in collaborazione con Rubettino. Io rappresento Viatoribus, che è un'agenzia di promozione locale che ha collaborato con Rubettino e con altre realtà alla realizzazione di quello che abbiamo sintetizzato all'interno di questo video che avete visto. Questo progetto, faccio un attimo una introduzione a come, esatto, a come è nato. È nato e rappresenta un'integrazione profonda tra pubblico e privato, no? Perché abbiamo messo insieme proprio quello che è il senso del lavoro sui territori, collaborando con gli operatori locali, aprendoci ad una forma di turismo nuova. Il cicloturismo ci consente di uscire dalle logiche delle masse, di uscire dalla logica della quantità dei flussi, di uscire dalla logica della destagionalizzazione. Perché a noi piace stagionalizzare, offrire esperienze diverse ai viaggiatori ogni volta che arrivano sul nostro territorio e vogliono scoprire qualcosa di vero, di autentico, come quello che abbiamo assaporato qui nel Reventino Saputo, di andare oltre i luoghi comuni, perché il viaggiatore che vogliamo intercettare è quello che va oltre i luoghi comuni, che poi è il nostro claim e della nostra mission profonda. Come lo abbiamo fatto? Abbiamo iniziato facendo i sopralluoghi sul territorio, soprattutto grazie alla collaborazione dei ragazzi che poi hanno prodotto questo video e tanto altro di Locomatese, che sono qui in sala e che ringraziamo perché hanno avuto una connessione col territorio profonda. E sono operatori, travel designer da 10 anni e quindi è una collaborazione importante quella che stiamo costruendo insieme. Abbiamo iniziato con Andy Hamstin, che è vincitore del Giro d'Italia nel 1988, nonché organizzatore di tour del cicloturismo in Italia con gruppi di americani da qualche anno. Abbiamo
avviato la costruzione del materiale, dei contenuti che ci hanno permesso di raccontare questa terra, collaborando con gli operatori, come lavorando in 5 sessioni di laboratorio di trasformazione sociale e turistica. Qui vedo tanti che hanno partecipato a questa iniziativa che ho curato io in collaborazione sempre con Love Matese, per riuscire a estrapolare dalle persone che vivono il territorio che cosa vuol dire raccogliere l'opportunità del cicloturismo, che cosa vuol dire raccontare questo territorio in una narrazione vera, autentica, che parte da noi, e sono stati molto molto belli e apprezzati. Da lì abbiamo tirato fuori i 2 prodotti editoriali, uno cartaceo e uno digitale, che oggi sono già disponibili ed editi. Uno è la guida che avete trovato all'ingresso, con cartine annesse in italiano e in inglese stampata da Rubettino, che si integra con la Progressive Web App, quindi col mondo del digitale, per fare in modo che il viaggiatore possa conoscere, prima ancora di arrivare qui sul territorio, che cosa questa ciclovia offre ai suoi interessi, e poi proseguire durante il percorso godendo della possibilità di conoscere il territorio attraverso appunto il proprio smartphone. Da lì abbiamo iniziato una campagna di article marketing, tra poco Latitude Life, una rivista specializzata nel settore ormai diciamo da tanti anni, pubblicherà una narrazione della nostra ciclovia. Il video che avete visto sarà il principale strumento di narrazione sui canali social che stiamo utilizzando. Insomma, lavoro ce n'è tanto, questo territorio merita, no, di essere raccontato per il tipo di viaggiatore, un abitante temporaneo che vogliamo accogliere, che il cicloturismo ci consente di fare. Io ringrazio naturalmente gli ospiti che sono qui presenti, ringrazio Rubettino per aver dato a noi modo di conoscervi, di raccontarvi, e continueremo a farlo con l'interesse e la curiosità e la passione che ci contraddistingue. Grazie. È un onore rappresentare il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, di cui faccio parte, sono la segreteria dell'ingegnere Siviglia, ma soprattutto per me è un onore essere qui perché, sapete tutti, sono Soria Mannelli, tengo moltissimo al territorio. Ho visto questi video e anche la presentazione bellissima che è stata fatta di questo percorso, e chiaramente è per me un onore perché chiaramente fa parte di un percorso generale, fa parte di un percorso studiato della strategia delle aree interne, e che è stato compiuto anche grazie al lavoro del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente. Qui presenta Ramini, uno dei dirigenti migliori del nostro dipartimento, che quindi dopo vi farà la storia, vi parlerà di tutto. Il mio non solo saluto e niente, passo la parola all'assessore Gallo, che chiaramente con i suoi saluti porterà quelli di tutta la regione. Questo è uno dei tanti appuntamenti di Sciabaca di quest'anno. Sono giorni intensissimi, oggi è una giornata particolarmente importante, e questa iniziativa in particolare, io poco fa ho parlato col sindaco di Serra Stretta, che è stato soggetto attuatore di questa misura, che è effettivamente la prima della strategia delle aree interne, tra tutte quelle finanziate, che è stata comunque presentata ufficialmente qualche mese fa. Oggi diciamo si apre questo percorso. Avevano un problema diciamo nel comune con un matrimonio di uno dei consiglieri, quindi non sono potuti essere presenti, ma mi hanno incaricato di portare il saluto anche in questa occasione. L'assessore Gallo non è la prima volta che viene qua, e quindi è sempre molto attento. Credo che sia il più attento degli assessori regionali a quelle che sono le istanze del territorio. Lui sa quali sono i nostri problemi, soprattutto per le aree interne. Noi cogliamo sempre queste occasioni per rappresentare le nostre esigenze. Siamo alle prese con le misure dell'APQ. Cerchiamo di portarle avanti in maniera unitaria. Questa è l'esigenza che qui c'è il sindaco Raffaele Pani, il sindaco di Scigliano, che è il comune capofila della nostra area interna, Reventino Saguto. Questo ecco, è un auspicio. Oggi partiamo con questa iniziativa bella presentata, speriamo di poterne presentare a breve anche altre tra tutte quelle che c'erano.
Confidiamo, perché è stata assegnata all'assessorato che è diretto dall'assessore Gallo, quindi diciamo tutta questa la politica delle aree interne, quindi confidiamo nella sua sensibilità e siamo sicuri che con il suo impulso riusciremo a portare avanti le varie misure. Grazie e benvenuto di nuovo. Un sabato mattina una comunità e con i sindaci che la rappresentano che si ritrova per discutere di un turismo nuovo, un turismo che guarda al territorio, un turismo di chi cammina, di chi pedala, turismo di chi vuole fruire del paesaggio, perché l'unico modo per fruire del paesaggio è quello di camminare lentamente, non con il motore. E questo è straordinario, perché in Calabria questa è una novità, perché da sempre purtroppo abbiamo guardato a quell'altra Calabria, quella della costa, rispetto alla quale le aree interne non sono alternative, ma vogliono essere complementari e devono essere complementari. Però la Calabria in gran parte è l'altra Calabria, non la Calabria del turismo balneare. Rispetto a quel turismo, il turismo dolce, il turismo sostenibile, l'altro turismo vuole dare la sua parte, vuole essere complementare. Ecco, il cicloturismo può far questo. Ma perché parlare a Soveria Mannelli di cicloturismo oggi? Il cicloturismo è qualcosa per una nicchia di appassionati? Ebbene, il cicloturismo non è una nicchia per appassionati. Il cicloturismo muove oggi 50 miliardi di euro a livello europeo. Il cicloturismo che registrava in Italia 1.800.000 viaggiatori nel 2015, soltanto 8 anni fa, 1.800.000, nel 2021 ha fatto registrare 10 milioni di appassionati delle due rotte, 10 milioni di appassionati che si muovono per settimane con la propria bicicletta per fruire del paesaggio. Ma qualcuno ha detto bene le ciclovie e le ciclopiste, che sono due cose distinte, non sono soltanto delle infrastrutture, sono ben altro. Quindi il cicloturista che si sposta su un territorio vuole sì fruire del paesaggio meraviglioso, delle aree interne, di quelle aree non frequentate abitualmente, ma vuole soprattutto scoprire altri aspetti, gli aspetti legati al dialogo con le persone, gli aspetti legati alla cultura. Corazzo, questo per caso passa da Corazzo, quella storia che deve essere raccontata, e la bellezza di parlare in piazza con i paesani, quelli che accolgono, sono curiosi, vogliono scambiare le esperienze, vogliono conoscere quelli che viaggiano. Ecco, il cicloturismo è tutto questo, non è soltanto un'infrastruttura. E il cicloturismo rappresenta i numeri che stiamo dicendo, ma guardiamo un po' fuori, no? In Italia il cicloturismo era appannaggio fino al 2010 di una regione, che era il Friuli. Ecco, in Friuli 350 chilometri di ciclovie, non di ciclopiste, fanno registrare 100.000 euro l'anno di fatturato per ogni chilometro. Bene, grazie. Credo che sia proprio un giorno di festa, perché c'è in questi giorni qui a Soveria Mannelli ancora una volta un'iniziativa di grande spessore, di grande intelligenza, messa in campo dai fratelli Rubettino, questa festa e questo festival che coinvolge personalità di rilievo nazionale sotto tutti i punti di vista e che fa confluire qui nella Valle del Savuto e in particolare del Reventino, fa confluire centinaia di persone che sono incuriosite da questa porzione di territorio, che è una porzione di territorio per molti sconosciuta, anche per molti di noi, per molti calabresi, che pure è un'eccellenza assoluta, perché in questo territorio ci sono non c'è solo una storia da riscoprire, un territorio quasi incontaminato che giunge ai giorni nostri, ma ci sono anche delle aziende di grande rilievo a livello nazionale che sono capaci di essere anche leader nei loro settori. E quindi è un esempio, io considero quest'area abbastanza esemplare di come le aree interne
possano in un certo qual modo diventare attrattive anche attraverso la possibilità di avere lavoro su queste aree, su questi territori. Naturalmente non tutte le aree interne sono in questo momento in repentino, non tutte le aree interne possono avere questo standard qualitativo, non tutte le aree interne hanno lavorato negli ultimi anni come ha lavorato quest'area, ma quasi tutte le aree interne della nostra regione possono vantare una situazione ambientale come quella del Reventino. E in questi ultimi anni c'è una sensibilità che si è modificata, una sensibilità anche da parte delle istituzioni, da parte dei governi regionali, da parte delle istituzioni locali, da parte dell'imprenditoria. Ecco, una sfida, una piccola sfida che è partita in questa regione, una sfida che è la sfida probabilmente della scoperta e della valorizzazione del territorio, perché prima di valorizzazione dobbiamo parlare di scoperta. E crescano a dispetto delle nostre, magari chiediamo ai nostri genitori, chiediamo ai nostri zii, ai nostri nonni di mettere in campo i risparmi di una vita per fare in modo che si acquisti una piccola casa in quelle aree. È legittimo. Io sono portatore di una idea secondo la quale nessuno può essere incatenato. Noi abbiamo avuto come generazione dei nostri genitori inculcata un convincimento. Erano figli e nipoti di generazioni di emigranti e il falso benessere degli anni 70, degli anni 60, 70, 80 del nostro mezzogiorno ha indotto intere generazioni a non partire, ma quelle generazioni hanno abbandonato tutto ciò che sul territorio era tipico e unico a vantaggio di altre attività che erano inserite nel pubblico, costruendo anche una mentalità che è una mentalità che è difficile ora da abbiurare, una mentalità difficile da lasciare alle nostre spalle. La mentalità secondo la quale bisogna avere prima di tutto un posto e poi pensare anche ad altro. Ecco, noi dobbiamo raccogliere una sfida diversa, perché io contesto il fatto che i nostri figli debbano essere costretti a rimanere qui o debbano avere la nostra stessa mentalità, la mentalità del radicamento su un territorio. La nostra generazione ha deciso in moltissimi casi di rimanere, non partire, di lavorare qui. Ne ha avuto anche la possibilità, forse, per quel benessere che il terziario, soprattutto quello indotto dal pubblico, ha dato negli anni 70 e 80. Però ognuno deve essere libero in un mondo globalizzato. Ogni giorno sul pianeta si muovono milioni, decine, centinaia di milioni di persone, alcuni indotti, costretti, ma molti anche per libera scelta, per mentalità, in aree del nostro pianeta. Devono avere la possibilità di decidere se partire, rimanere o tornare. Chi è partito magari si rende conto che probabilmente laddove è andato non sta bene e deve avere la possibilità di tornare. E allora come creare le condizioni per rimanere o per tornare? In una Calabria che probabilmente nei prossimi anni non sarà rivalutata o non aumenterà dal punto di vista demografico, ma che deve avere un'unica ambizione, perché noi guardiamo senza vedere, sentiamo senza ascoltare, ma probabilmente dobbiamo crescere in consapevolezza e dobbiamo essere consapevoli probabilmente di avere cose che altri non hanno, non tutti, ma moltissimi altri non hanno sul pianeta, quella unicità e quella tipicità che per noi è stata elemento in alcuni anni di vergogna per alcuni decenni. Ci siamo vergognati di una tradizione, di un'appartenenza, la tradizione della nostra agricoltura, della nostra ruralità, ci siamo vergognati, l'abbiamo abbiurata, l'abbiamo dimenticata. Oggi probabilmente dobbiamo pensare che questa possa essere anche un orgoglio, un vessillo da esporre, perché avete ascoltato anche quello che ci diceva il protagonista del video. Io sono nell'Italia migliore, l'Italia più autentica, quell'Italia
che noi non guardiamo e non vediamo, ma che probabilmente altri guardano e vedono. Io sono molto legato alle ciclovie. Abito a Castrovillari, pur essendo di Cassano, e a 500 metri da casa mia c'è una ciclovia che parte da Castrovillari, che ripercorre il percorso delle antiche ferrovie calabro-lucane, che partivano da Spezzano Venezia, arrivavano fino in Lucania, a Vigianello. Un pezzo, e devo dire io da politico del territorio, perché della verità non bisogna avere mai paura, quando si pensò a questo progetto non lo inquadrai immediatamente, lo capii dopo. Anche perché, per esempio, per un altro pezzo noi facciamo un percorso di strada a scorrimento veloce fra Castrovillari e Cassano, lo finanziamo, abbiamo appena finanziato, ma frequentando e avendo la possibilità di essere fruitore domenicale, non con la bicicletta ma anche a piedi, di questa straordinaria infrastruttura che avete visto valorizzata domenica scorsa nella trasmissione Linea Verde, che fa parte anche di questa azione di promozione che il Presidente Occhiuto ha fortemente voluto con la RAI e vorrà anche con Mediaset nei prossimi mesi. Un'azione di valorizzazione che non prevede soltanto, al costo di 1,5 milioni di euro all'anno, 2 con fondi destinati alla promozione, quindi che potevano essere spesi in qualunque modo, con soltanto 2 capodanni del 2024 e del 2025, ma prevede 50 uscite sulle reti RAI con trasmissioni come quella andata in onda domenica scorsa su quell'area, l'area del Pollino, perché attorno al momento della vendemmia, a 2 cantine di quell'area di Terre di Cosenza, si è costruita tutta un'offerta che è un'offerta turistica di qualità, perché l'unica ambizione che noi dobbiamo avere dopo aver acquistato la consapevolezza è quella della qualità della produzione, se facciamo agricoltura primaria, della trasformazione, se facciamo agroalimentare, dell'accoglienza, se facciamo altro. E allora tutto questo naturalmente costruire qui sul territorio le classi dirigenti che apprezzano, per esempio, e cominciano ad apprezzare il valore anche di una passeggiata su un'infrastruttura con dei panorami e con un'aria che altri ci dicono essere in regione Calabria l'aria più pulita del mondo, ma noi pensiamo sempre che sia meglio lo smog delle grandi città. E poi attorno a questo, non costruire l'Eldorado perché non ci riusciremo, ma con orgoglio costruire un'azione concreta di crescita che valorizzi le aree interne, che sono le migliori aree della nostra regione, perché noi siamo considerati dal punto di vista turistico come regione balneare, 800 km di coste che non abbiamo sicuramente anche dalle aree interne valorizzato, perché se c'è qualche problema dal punto di vista anche della ambientale per i nostri mari, il problema non è solo per i comuni costieri, anche per i comuni delle aree interne. Tutto questo però ha un po' spostato l'attenzione verso una regione che ha un turismo che non è di elevato livello, che è di basso livello, non è alto spendente, perché proviene da altre regioni del sud, che ha spesso cementificato le coste e che si apre e chiude ormai in 20 giorni soltanto, rispetto ad un territorio che ha un fattore, il fattore clima, che gli consente di essere fruito per 12 mesi all'anno. Magari non da noi che siamo un po' freddolosi, ma da chi proviene da fuori regione sicuramente sì. E allora aumentare l'offerta anche attraverso queste ciclovie straordinarie, bellissime, sono infrastrutture sì ed investimenti sì, ma che sono molto altro, perché possono essere attrattive per territori nei quali magari non si conosce quello che noi abbiamo. Quanti di voi conoscono questa ciclovia, la ciclovia che io frequento domenicalmente? Incontro 20 miei concittadini, 30 miei concittadini, ma spesso su questa ciclovia ho incontrato turisti provenienti da tutto il mondo, anche americani, anche francesi, anche inglesi, che magari attraverso le moderne e veloci vie di comunicazione hanno saputo che in questa regione, la regione che noi non consideriamo, nella quale viviamo,
che consideriamo essere l'ultima in assoluto, beh, forse vale la pena di andare. Allora noi stessi dobbiamo crederci, ci dobbiamo impadronire di tutto questo e attraverso questo costruire dei momenti di crescita e dei momenti di sviluppo, perché se non c'è questa consapevolezza e questo impadronimento, se io non sono convinto, con orgoglio, che appartengo ad una regione che ha qualcosa che altri non hanno, non lo posso raccontare agli altri convincendolo. Quando io vado in giro, in queste azioni di promozione che il Presidente Occhiuto mi ha consentito di fare, anche sostenendole fortemente, azioni di promozione sul settore agroalimentare, sapendo di portare in giro qualità, sono convinto di non essere inferiore a nessuno, non vado con l'idea e con la riserva di subalternità rispetto ad altri, ho umiltà, ho rispetto nei confronti di tutti, ma non mi sento inferiore a nessuno, perché le potenzialità che ha la nostra regione nel settore agricolo in termini di capacità produttiva, in termini di biodiversità, non le ha nessuno, compresa la varietà delle produzioni. E se noi abbiamo quell'ambizione della qualità, non siamo secondi a nessuno. In questi anni c'è nel mio settore una vivacità, un aumento delle esportazioni, un'attenzione, un interesse. Forse il problema secondario, il problema ulteriore sarà quello dei numeri, perché se ci chiederanno molte quantità di produzioni che noi portiamo in giro, forse in quel momento verrà il problema. E allora un'azione corale è una sfida che dobbiamo raccogliere, non può essere la sfida del Presidente della Regione, che crede fortemente in questa azione di sviluppo, non può essere la sfida degli assessori della Giunta regionale, non può essere la sfida dei sindaci, non può essere la sfida dei dirigenti. Avete visto Giovanni Aramini, voglio ringraziare, insieme a Giovanni Acchiuto, anche per la passione e per l'idea che si debba andare anche oltre il ricevimento dello stipendio. Avete visto? Non è nel momento in cui ci si sente coinvolti e protagonisti di un progetto, si va oltre quello che noi pensiamo del pubblico dipendente. Allora essere tutti convinti, impadronirci dell'idea che un momento di crescita, un momento di sviluppo ci può essere soltanto se tutti ci sentiamo protagonisti di questo progetto, che è un progetto comune di crescita, anche con orgoglio, di una regione nella quale io mi sono scocciato di sentire che è sempre ultima, che ha cronaca nera in apertura dei principali telegiornali o dei principali giornali, che invece ha tantissimo altro da raccontare, perché quando in questi settori, il settore agricolo e agroalimentare ma anche turistico, si cimentano giovani, si cimentano donne, nessuno se ne abbia male, io ho grandissime soddisfazioni. Allora l'idea di coinvolgere i giovani, che magari oggi saranno anche pionieri, saranno quelle 48 aziende rispetto alle 91 del Friuli, e che magari non porteranno quel ripopolamento che noi immaginiamo, che in questo momento può avere soltanto attraverso la gestione civile di questi flussi migratori che sono indotti e che finora abbiamo subito e che invece oggi noi possiamo gestire come paese civile, se l'Europa ci dà ascolto. E tutto questo in un'idea anche globale, ma mettendo sul tavolo ciò che questa terra ha di più. Su questa terra sono passati i popoli che hanno fatto la storia del mondo, perché è stata notoriamente sempre attrattiva. È stata attrattiva per secoli, è stata oggetto di conquiste, di guerre, di lotte, perché evidentemente è sempre stata considerata strategica. Oggi che noi la viviamo in questo secolo, dobbiamo essere all'altezza di questa storia e avere l'ambizione anche noi di dare una risposta qualitativa rispetto a quello che ci chiede il territorio. Anche questa festa è una risposta qualitativa rispetto